e il più grave attentato di sempre contro le forze italiane di stanza in Afghanistan. Sono 6 parà della Folgore rimasti uccisi e altre 4 sono feriti. Ancora una volta un attacco kamikaze con conseguente tributo di sangue della popolazione civile. Tra loro sono 10 i morti e 30 i feriti. Erano circa le 12 a Kabul, le 9.30 in Italia, quando si è sentita una forte esplosione nel centro cittadino, a riprova di quanto potente fosse la carica esplosiva diretta contro i nostri militari. L'attentato è avvenuto nei pressi della piazza Massoud, nella zona diplomatica della città, dove il traffico è rallentato a causa dei controlli per i veicoli diretti verso l'ambasciata americana e l'aeroporto. Ed è proprio dall'aeroporto che provenivano i 2 mezzi blindati dei militari italiani. Mezzi che viaggiano in colonna proprio per proteggere chi è a bordo da possibili attentati. Ma questa volta non c'è stato nulla da fare. Un'auto di piccole dimensioni è riuscita a inserirsi tra 2 mezzi blindati e a liberare il suo letale carico di esplosivo. A bordo c'erano 10 parà della Folgore, del 186esimo reggimento di stanza a Siena. Per 6 di loro non c'è stato nulla da fare. L'attentato è stato subito rivendicato da un portavoce dei talebani, ma già ieri le forze NATO di stanza in Afghanistan avevano diramato un comunicato sul rischio imminente di attentati nella zona di Kabul. Negli ultimi tempi gli attacchi contro le forze internazionali di sicurezza si susseguono quasi quotidianamente. L'ultimo diretto contro il nostro contingente in Afghanistan risale a metà luglio, quando perse la vita il caporal maggiore Alessandro Di Lisio, anche lui appartenente ai parà della Folgore.